Beh? Amici, ragazzi, audiofili, chiunque ascolta musica, ascoltatevi. Cazzo, mamma mia, cosa profetica. Allora, esistono dei vinili di cui bisogna parlare sempre, ogni volta esce una nuova versione. Non sono tanti in realtà, saranno una decina, non di più, ma in mezzo a questi 10 sicuramente il primo album dei Doors è ai primissimi posti. Lo sai bene meglio di me, esisteranno decine e decine di ristampe su variato CD, vinili doppi 45, ne hanno ristampato in tutte le salse, versioni mono, versioni stereo. Quella che vi facciamo vedere, che abbiamo ascoltato, è la versione stereo uscita 180 grammi, made in Germany. Aspetta, non lo scrivo. Ok. In basso alla vista, ok. Pochi giorni fa. Allora, voi mi direte, ma è un'edizione 2023? Secondo me sì, e vi spiego il motivo, perché noi controlliamo tutte le uscite discografiche ogni settimana e di questo album è sempre esistita fino a pochi giorni fa la versione stereo, la versione mono, curata da Bruce Botnick, che era il tecnico del suono ufficiale dei Doors. Qual è la differenza fra le altre? Innanzitutto vi faccio vedere, intanto vediamo l'interno come è fatto. Questo sono 180 grammi, fai vedere Fede, stampato in Germania. Questa è la label interna, la side 2, e questa è la side 1. Io l'ho trovata molto più aperta rispetto alle precedenti, lasciamo fuori, rispetto alle precedenti edizioni, soprattutto nelle parti di batteria che si sente in maniera fantastica, e la voce di Jim veramente pulita come poche altre volte ho sentito nelle edizioni precedenti, tranne in quella originale chiaramente. Per cui devo dire, hanno fatto una nuova ristampa davvero davvero eccellente. Il vinile è silenziosissimo e ultraviato, essendo anche un 180 grammi stampato in Germania. I tedeschi stanno molto attenti a determinate situazioni, fasi di produzione. Sono rimasto soddisfatto, in realtà mi è sembrato di ascoltare la stessa identica cosa che abbiamo ascoltato per la ristampa trasparente delle Zeppelin 4. Ha una definizione molto più ampia. Album capolavoro, come è ovvio che sia. Un voto, vabbè, voto artistico, che vi devo dire, insieme al primo The Velvet Underground con Nico e al primo The Pink Floyd, questi sono i tre dischi più importanti della psichedelia, quindi voto artistico 10, perché con una scaletta del genere, amici miei, non puoi dargli meno di 10. Audio gli do un bel 8, un gran bel 8. Potrebbe essere stato lo stesso Bruce Botnick a curare il remastering, ma è indubbio che questa sia una nuova edizione e che il risultato finale ci ha soddisfatto in pieno. Like, iscrizioni, lo trovate su www.venistecchia.com, sì, ve lo consiglio veramente.